Ciao, sono Maria Lanni, la ragazza di Andrea Carini. Gioco i 50 euro Zap su Sisal. Ho iniziato questo percorso con dei free roll. Ho vinto un torneo e ho partecipato ad un live. Lì sono arrivata a ITM e ho conosciuto Andrea. Mi ha eliminato dal torneo. Sto seguendo Andrea da 4 giorni qui e sono contentissima che è arrivata a Final Table. Lui ci teneva tanto e io sono emozionatissima, sono lì sempre in ansia. Lei era Maria Lanni, fidanzata ufficialmente con Andrea Carini e attualmente sua convivente. Andrea Carini che ha chiuso il 2011 ancora una volta in cima alla classifica dei top grinder con oltre 66.000 euro di profit, un risultato che aveva ottenuto peraltro anche nel 2010. Chiediamolo direttamente ad Andrea, qual è il segreto di una continuità così impressionante? Diciamo che segreti non ce ne sono le classiche tre caratteristiche che deve avere un grinder, cioè disciplina, costanza e aggiustamento di range. Un continuo studio è sempre utile. Top Grinder Online, uno dei migliori in Italia, eppure manca ancora un'affermazione nei grandi circuiti live. Andrea, hai visto i preparativi di là e se fosse questo il primo posto? Io lo spero sempre, chiaramente. Le chip che ho non mi danno proprio questo aiuto, in ogni caso non si può mai dire un final table. Si può assolutamente ribaltare in qualsiasi momento, anche perché uno stack come il mio di 400.000 chip può andare a sovvertire anche un qualsiasi avversario, come può essere il chip leader Andrea. Torneremmo quasi a pari se riuscissi a fare un double up contro di lui. Cash Online e Sit&Go e Zap, al momento sembra che una disciplina escluda l'altra, eppure sono molti i giocatori che sono finiti rotti inseguendo il sogno degli X-Stakes. Per il prossimo anno, Andrea, pensi che ci possa essere un riequilibrio tra le due discipline? Ultimamente sicuramente sia già stato un primo riequilibrio. Io su Sisal Poker riesco comunque tutti i giorni a fare dai 40 ai 50 zappa al giorno, alcuni giorni leggermente meno, comunque è un ottimo volume. Cash ovviamente mi siedo sempre su 4 tavoli e riesco comunque anche lì a trovare abbastanza action. Se si riuscisse ad avere un po' più di action fra regular, chiaramente si riuscirebbe ad avere più volume di gioco. Attualmente non c'è ancora questa idea fra i regular di saltarsi, magari in un futuro ci sarà un cambiamento. Torniamo invece al World Poker Tour. Qual è l'avversario che temi di più al Final Table di domani? L'avversario che temo di più, che fortunatamente adesso ha un po' meno chip, però comunque è temibilissimo, è il danese Simon Ravensbäck, che comunque è quello che mi ha messo più in difficoltà con 3-bet e 4-bet. Andrea chiaramente con quello stack lì sarà pericolosissimo, insieme al danese è probabilmente quello con più esperienza e bravura al tavolo, chiaramente anche gli altri non sono da meno. Maria ti è stata sempre a fianco, è bello condividere una passione come il poker con la propria compagna? Sì, è bello, e l'ho conosciuta appunto in questo ambito, quando mi ricordo che il campionato nazionale Poker Club di febbraio dell'anno scorso l'ho eliminata con una bad beat, io ci chiudo al tavolo, apro con K7 e lei con K donna va all in, comunque ci troviamo all in al flop e io hitto il mio set al river. Da lì ci siamo conosciuti e abbiamo condiviso questa passione fino a fidanzarci e noi abbiamo tutti i giorni da che confrontarci sul poker. Sinceramente siamo due persone differenti, io sono una personalità più pacata e diciamo tendo a riflettere sulle cose, lei è una personalità un po' più irruenta, ci sono spesso momenti in cui va in tilt e devo cercare di arginare questa personalità.